Bianca Azzeci ha provato con Nino Formicola? Parla Eva Anger. Pare davvero non esserci un solo giorno in cui i naufraghi della 13ª edizione dell'Isola dei Famosi non facciano parlare i numerosi telespettatori. Cosa è successo stavolta? Nelle ultime ore, come mostrato nel Daytime andato in onda poco fa su Canale 5, Amauris Perez e Jonathan Cascianian hanno dato vita a una furibonda lite che ha destato qualche perplessità in Francesca Cipriani e Bianca Azzeri. Difatti le due naufraghe hanno ritenuto che questa litigata sia stata assolutamente fuori luogo. Finita qua, nemmeno per idea, perché Bianca ha fatto molto discutere in queste ultime ore, non solo per via delle critiche mosse contro Jonathan e Amauris. Cos'altro è capitato? Eva Anger, ospite nel programma web di Alfonso Signorini, ha fatto una clamorosa rivelazione su Bianca Azzeri e Nino Formicola, che in pochi minuti ha già acceso gli animi in rete. Cosa ha detto? La ex attrice di film per adulti ha rivelato. Una rivelazione che ha scioccato Signorini, il quale ha faticato davvero a crederci, chiedendo più di una volta conferma alla Anger. Eva Anger rivela un clamoroso retroscena su Bianca Azzeri e Nino Formicola. Eva Anger ha fatto un'incredibile rivelazione, che ha già scosso il web. La donna, dopo aver accusato mesi fa Francesco Monte di essersi fumato della marijuana nei giorni passati nel residence prima che iniziasse il reality show vero e proprio, ha fatto adesso un'altra clamorosa confessione su altri due naufraghi. La ex attrice di film per adulti, ospite del direttore del settimanale Chi nella sua trasmissione web Casa Signorini, ha asserito che Bianca Azzeri pare ci abbia provato con l'attore Nino Formicola, in arte Gaspare. Tuttavia quest'ultimo, come svelato dalla Anger, avrebbe però prontamente rigettato al mittente tali avance. E per questo motivo Eva Anger ha svelato che poi Bianca abbia spostato le sue mire sul DJ italo, inglese Filippo Nardi. Una confessione, che ovviamente ha preso in contropiede un po' tutti, compreso Signorini, il quale ha dichiarato di non saperne nulla. E chissà se proprio quest'ultimo farà delle indagini a tal proposito. Insomma, dopo lo scontro tra Elena Morali e i fan di Bianca, ecco arrivare questo retroscena shock. Davvero la Azzeri ci avrà provato con Nino Formicola come affermato dalla Anger?